Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto riportare alla realtà i toni di quest'Aula, ringraziando i colleghi della Quinta Commissione per il lavoro svolto. E se non c'è stata neanche la bocciatura tecnica dei non segnalati, come enunciato da qualcuno dei colleghi, è perché la Commissione aveva deciso, su richiesta delle opposizioni, di mantenere comunque fino alla fine in vita anche gli emendamenti non segnalati, tant'è vero che molti sono stati riammessi e discussi. Nonostante gli sforzi, la Quinta Commissione non ha completato il suo lavoro e di questo non posso che essere dispiaciuta, ma ha discusso e approfondito tutte le proposte, anche delle opposizioni. Ne è scaturito un quadro di un'Italia che ha bisogno di interventi urgenti in ogni settore, dalle infrastrutture agli enti locali, dalle imprese al sociale. E questa è una situazione che indubbiamente e realmente è stata ereditata dal passato. Cari colleghi dell'opposizione, capisco il gioco delle parti, ma non si può puntare il dito su un governo che non ha ancora approvato la sua prima manovra di bilancio. Come non si può puntare il dito su una commissione che ha posticipato i suoi lavori nell'attesa di un esito. Cosa stavamo aspettando se non l'esito di un'intensa trattativa con l'Europa? Una Commissione europea che inizialmente ci voleva impiccare all'1,6 di deficit PIL, permettendoci di fare una misera manovra inferiore a 15 miliardi di euro. Praticamente avremmo potuto semplicemente disinnescare le clausole di salvaguardia, clausole di salvaguardia volute dal PD, scongiurando l'aumento dell'IVA al 25% per il 2019 e null'altro avremmo potuto fare. Non ci sarebbero stati ulteriori spazi per altre misure. Invece è stato giustamente rivendicato un 2,4% e dalla contrattazione scaturito un 2,04%. La legge di bilancio ha dovuto sì ridimensionarsi alla luce dei nuovi numeri, ma non si è di certo snaturata, come qualcuno afferma. I capisaldi della manovra, uscita dalla Camera, rimangono inalterati. Quota 100, superamento della legge Fornero, quindi, e reddito di cittadinanza, una tassazione unica al 15% con innalzamento del regime dei minimi a 65.000 euro, che vuole essere un inizio della flat tax. Rimane scongiurato l'aumento dell'IVA, problema provocato non certo da questo governo, e poi tante altre misure. Penso al raddoppiamento della tassazione sull'IMU dei capannoni industriali, penso alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisto di beni materiali strumentali e l'incremento occupazionale, penso all'introduzione della cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali o penso alla formazione 4.0 che è stata recuperata. Il capitolo investimenti pubblici sarà una sfida. Ci viene contestato di aver destinato poche risorse sui fondi dedicati ad investimenti e infrastrutture, ma è una questione che, essendo la mia esperienza qui in Senato, mi ha lasciata sbalordita. Cosa serve destinare risorse alle infrastrutture se poi le risorse stanziate non vengono ripartite nel giro di qualche mese? Bisogna essere poi in grado di permettere a questi fondi di convertirsi in nuove infrastrutture e in investimenti che trainino la crescita, lo sviluppo e l'occupazione. Non basta stanziare. Ed è questa la sfida a cui faccio riferimento. È quello che sta cercando di fare questa maggioranza, sbloccare le risorse esistenti. Questo governo sta cercando di fare, e dico fare, il massimo con quegli spazi finanziari che sono frutto della contrattazione vincente con la Commissione europea. E allora ringrazio questo governo per essere stato capace di ottenere il massimo da una Commissione che per ora ha il coltello dalla parte del manico, ma sa anche che il malcontento in Europa è forte e si deve districare tra il malcontento diffuso e un governo innovativo, quello italiano, che finalmente va in Europa non con il cappello in mano, ma a trattare e ottenere. Grazie.